Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di nespolo partendo semplicemente dai semi che ci sono all'interno del frutto, quindi dagli scarti e a costo zero. Seguite il video perché è davvero molto carino. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di trovare dei frutti che siano maturi. Più un frutto è maturo e più ci sarà la possibilità di trovarne all'interno dei semi che siano pronti ed adatti per generare nuove piantine. Questi sono perfetti, ma se addirittura riuscirete a trovare dei frutti ancora più maturi, allora saranno ancora più adatti allo scopo. Non resterà altro che procedere con l'operazione di estrazione dei semi dal frutto, quindi prendere semplicemente un coltello e sezionare il frutto in questa maniera. Ecco qua. Basterà già semplicemente aprirlo a metà, dopodiché con le dita estrarre i semi. Mediamente per ogni frutto si trovano dai 3 ai 4 semi. Ed ecco qua, questo è il risultato. Una volta ottenuti i semi, questi andranno tassativamente lavati al fine di eliminare ogni traccia e residuo del frutto, perché se doveste metterli direttamente a dimora nel terreno, a contatto col terreno, la polpa potrebbe marcire e creare muffe e batteri, e una volta che la piantina sarà spuntata, queste muffe potrebbero intaccarla o aggredirla e addirittura farla morire. Puliti i semi, si potrà procedere in due modi. Il primo è metterli da parte e utilizzarli quando più ci aggrada. Il secondo invece, se volessimo utilizzarli immediatamente, è prenderli e metterli a mollo nell'acqua. Basterà prendere un bicchiere e mettergli dell'acqua e lasciare il tutto a mollo per circa 24 ore. Ecco qua. Lasciarli immersi nell'acqua farà in modo che i semi si ammorbidiscano, ma che soprattutto si ammorbidisca la pellicina esterna che li ricopre, quella marroncina, la cuticola. Così facendo i semi germineranno molto prima e molto più facilmente. Trascorse le 24 ore, questi potranno essere estratti dall'acqua. Guardate la differenza che c'è tra semi che sono stati a mollo ed altri che invece sono stati semplicemente lavati e messi da parte. Le dimensioni di quelli che sono stati a mollo sono decisamente aumentate e la differenza tra una tipologia e l'altra è davvero visibile all'occhio. Ecco qua, guardate. Non resta altro che procedere con le operazioni di semina e si potranno eseguire essenzialmente in due modi. Il primo è quello di prendere i semi e metterli direttamente a dimora nel terreno. Il secondo è quello di procurarsi un contenitore che sia in vetro o in plastica, basta che sia trasparente e che si possa chiudere ermeticamente, andrà benissimo. Qual è la differenza essenziale tra i due? È che in questo si potranno vedere le fasi di germinazione del seme. Quindi se siete curiosi di vedere come spuntano le radici e come nasce poi il germoglio, o meglio ancora se avete dei bambini e lo volete fare vedere a loro, questa è davvero la soluzione ideale. Volendo, prima di procedere con qualsiasi tipo di operazione di semina che voi scegliate, c'è la possibilità di liberare il seme dalla cuticola. Questo permetterà di accelerare di qualche giorno la fuoriuscita del germoglio, quindi se deciderete di farlo sarà sufficiente tirarla via così, grattandola, davvero molto semplicemente, non ci vorrà molto tempo. Ecco qua. È un'operazione davvero molto facile e ovviamente se vorrete fare questa operazione, mi raccomando, dovrete tenere comunque i semi a mollo nell'acqua. Ecco qua. E dopo pochissimo il seme sarà pulito. Considerate comunque che questo è un seme che ha una forte germinabilità, quindi anche se non farete questa operazione, il seme nascerà comunque, solo che in questa maniera nascerà prima. Niente di più. Il secondo metodo che vi propongo quindi è quello del barattolo che si possa chiudere ermeticamente e che sia trasparente. Sarà sufficiente procurarsi un tovagliolino di stoffa, mi raccomando non di carta, e fare in questa maniera. Quindi andare ad inserire il tovagliolino all'interno del contenitore, dopodiché prendere i semi, andarli a posizionare all'interno, chiudere, coprirli bene, dopodiché bagnare il tutto. Fare in modo che il tovagliolino sia ben imbevuto di acqua e quando lo sarà semplicemente chiudere il contenitore. Dopodiché sarà sufficiente aspettare qualche giorno e andare a controllare casomai dopo circa una settimana se i semini hanno iniziato a fare spuntare le radici. Ecco qua. Trascorse all'incirca 2 settimane andiamo a riprendere il tovagliolino per verificare se all'interno qualcosa sia nato. Ed ecco qua, allora su 6 semi 3 hanno già sviluppato un apparato radicale direi importante, quasi 2 cm, gli altri hanno iniziato adesso la germinazione, quindi si potrà procedere con la messa in dimora nel terreno di questi 3 e questi invece semplicemente rimetterli nel tovagliolino e aspettare che anche loro producano un apparato radicale importante.
In queste immagini vi mostro come quattro semi, di cui due puliti e privati della cuticola e due invece lasciati integri, messi lo stesso giorno a germinare nel barattolino di vetro, procedano. Quindi quelli che sono stati puliti, come possiamo notare, hanno già una radice di circa mezzo centimetro entrambi. Gli altri invece sono ancora esattamente come quando li abbiamo messi nel barattolo. Questa è la prova che, pulendoli e privandoli della cuticola, germineranno prima. Il nespolo è una pianta davvero molto rustica e forte e non necessita di un particolare tipo di terreno, quindi basterà creare un mix composto da un 20% di argilla espansa e un 80% di torba. Creato il mix, procurarsi un vaso ed andare ad inserire all'interno di questo i primi 2 cm sul fondo di argilla espansa. E se come in questo caso il buco del vaso fosse troppo grosso, allora per evitare che poi i pallini di argilla vadano fuori dal vaso, mettere un pezzettino di plastica in questo modo. Dopodiché inserire l'argilla. Ed ora non resterà altro che riempire il vaso con il mix che abbiamo precedentemente creato. Per procedere con la semina occorrerà semplicemente fare dei fori nel terreno, quindi in questo caso 3 dato che i semi sono 3, di circa 1,5 cm di profondità, poi prendere i semi e con la radice rivolta verso il basso, quindi in questa maniera, andare ad inserire, così, ecco qua. Dopodiché coprire. Stessa operazione per gli altri, quindi mi raccomando, state attenti a non rompere le radici, perché sennò la pianta morirà. Ecco qua. L'ultimo. E l'operazione di semina è conclusa, quindi non resterà altro che bagnare il tutto molto abbondantemente. E dopo circa 3 settimane potremo notare che le piantine sono spuntate. Questa è spuntata già 2 giorni fa circa, questa è spuntata ieri e questa sta spuntando proprio in questo momento, sta spostando la terra per venire fuori. La piantina è davvero molto piccola all'inizio, però ha uno sviluppo davvero veloce, quindi questa nel giro di qualche settimana diventerà già una piantina con delle foglioline molto grandi e di un verde acceso. Ed ecco che dopo circa 3 settimane dallo spuntare dei germogli avremo ottenuto queste, ovvero delle piantine di nespolo alte più o meno 10 cm. Queste, una volta che avranno raggiunto un'altezza di 20 cm, indicativamente saranno da separare al fine di evitare che una non vada a compromettere il corretto sviluppo e crescita delle altre, quindi messe singolarmente in vasi o in giardino. Queste non avranno paura né di gelo né di siccità una volta che saranno cresciute. Ovviamente quando sono piccole, mi raccomando, bagnatele costantemente in modo che si sviluppino. E questo è ciò che potremo ottenere dopo circa 6 mesi da quando abbiamo spostato la piantina e il singolo vaso, ovvero una pianta alta più o meno 20 cm che è esteticamente davvero molto bella ed apprezzabile e direi che è anche sana, gode di ottima salute. Questa pianta, a differenza di quello che molti pensano, è una pianta che non necessita di innesto, quindi produrrà comunque fiori e frutti. Sarete poi voi, se non vi piacerà la qualità che nascerà, a decidere se innestarla o meno. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete dategli anche un'occhiata, perché sono quasi certo che qualcosa di carino lo troverete. Se vi è piaciuto vi chiedo un'altra cortesia, condividetelo sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.